Da Valdobbiadene a Vittorio Veneto sono più di 15 le mostre della primavera del Prosecco Superiore. L'edizione 2022 è stata presentata a Roma. È stata a Roma a tenere a battesimo la 27esima edizione della Primavera del Prosecco Superiore, una delle rassegne enologiche più conosciute d'Italia che di anno in anno mette sotto i riflettori un territorio unico, quello del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Dalle tradizionali mostre del vino alle passeggiate turistiche, dai circuiti dedicati alle due ruote e alle mostre d'arte. 17 tappe che fino a luglio proporranno al pubblico un itinerario davvero originale in cui gastronomia, arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso. Una manifestazione che parla non solo di un prodotto, ma parla di un connubio di cose, dalla cultura alle tradizioni, all'enogastronomia, al turismo, ma soprattutto alle persone, perché quello che unisce, che ci permette di fare queste manifestazioni, sono le persone. La volontà quest'anno è stata quella di tutte di voler a tutti i costi ripartire e sono ripartite da metà aprile, si continuerà fino a metà giugno. E proprio dai primi weekend abbiamo proprio il riscontro della partecipazione ai livelli come minimo degli anni scorsi, se non sicuramente di più. Un territorio che esprime una grande cultura, una grande comunità che ha saputo tenere con sé un grande valore del suo genius loci legati poi alla viticoltura. Nato dalla grande forza del volontariato del Neprolocco, l'evento si conferma un vero e proprio volano capace di attrarre nel territorio importanti flussi turistici, luoghi che giorno dopo giorno stanno ridisegnando e organizzando al meglio il concetto di accoglienza. È un luogo che può raccogliere molti turisti, lo sta già facendo, dove far vivere a loro un'esperienza unica in un territorio che oltre al Prosecco offre molto di più, offre natura, cultura e soprattutto esperienze enogastronomiche importanti, non solo legate al vino, ma anche legate a molti cibi tradizionali di questo territorio con prodotti DOP e IGP molto importanti. Partiamo dai percorsi a piedi, che sono 40, e è in uscita sia il libro con il racconto di questi 40 percorsi e di quello che si può andare a visitare, poi il cammino di 50 km che unirà da ovest ad est le colline, quindi da Valdobbiadene fino a Vittorio Veneto, e poi tante attività in bicicletta per poi arrivare appunto al Giro d'Italia. Un connubio di lunga data, quello tra le colline del Prosecco e l'Unione Nazionale del Prolocco. Nel 2021, infatti, è stato scelto il profilo dei dolci pendii per la tessera del socio distribuita in tutta Italia. Abbiamo avuto l'opportunità di promuovere le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, e quindi tutta l'area legata a questo brand, e che sicuramente è arrivata intanto a tutti i nostri associati, che ha prodotto sicuramente una forte immagine in tutta Italia. Ricordo che i nostri soci sono circa 1 milione, e quindi penso che possa aver determinato sicuramente un grande movimento da parte delle nostre associate.